Siamo alla Mincio, lo storico negozio di pesca di Luca Foroni. Siete pronti? Siamo arrivati ora, è stato un bel viaggio. Speriamo che il lago ci dia qualcosa. Come sono le condizioni? Le condizioni sembrano buone, solo che sapete anche voi che Lucio è un pesce difficile. Molto lunato. Finalmente abbiamo concluso le operazioni di alaggio della barca e abbiamo preparato tutte le attrezzature, canne, mulinelli ed esche e siamo pronti per entrare in pesca. Andiamo! Siamo qui al lago San Pietro, che è una cava dove vengono regolarmente gettate trote per la pesca. A questo proposito abbiamo qua uno huge shad color trota. Diciamo che come taglia e dimensione e colorazione siamo proprio alla massima imitazione del foraggio presente. Una trotella da 20 cm, molto appetita dal Lucio. Qui abbiamo sempre anche altri colori molto naturali, tipo questo, che diciamo imita un po' un classico pesce foraggio, un cavedano, una scardola. Qui abbiamo un'altra combinazione sempre di colori abbastanza naturali, con una pancia arancio ma una schiena nera, un fianco perlato e un azzurro. Poi passiamo ai colori completamente di fantasia, che con il Lucio si sa non guastano mai, e qui abbiamo un classico orange tiger, molto appariscente specialmente per le acque un pochino più velate o con poca visibilità. Qui il classico intramontabile dei classici, un Fire Tiger. E qua abbiamo voluto proporre in questo artificiale un colore che è un po' una chicca, perché commercialmente non si trovano molti artificiali scuri. Mentre invece il nero, il blu, specialmente per la pesca in profondità, vanno molto forti. E quindi con Heracles abbiamo voluto proporre questa colorazione, che sicuramente farà felici molti pescatori di luci. Non ha resistito a uno huge shad trota. Rilasciamo questo piccoletto. Questa battuta di pesca al Lucio si preannuncia piuttosto impegnativa. Andremo ad utilizzare tutta la gamma huge da casting, che si compone di una 7,2 5 once, che diciamo è adatta a una pesca mista, jerk bite, crank, gomme, di dimensioni dal normale al piuttosto grande. È una canna piuttosto polivalente, infatti ha un'azione intermedia e è adatta, come ho detto, a crank e anche dei jerk bite. Tutte adottano il sistema Unibat, che permette di separare la canna dal manico. Questo permette di avere un ingombro veramente minimo anche su lunghezze molto importanti come può essere una 8 piedi, conservare tutta la piacevolezza e l'azione di una monopezzo con i vantaggi della trasportabilità di una canna in due pezzi. Questo è veramente utile sia per chi non possiede una macchina di dimensioni enormi,
perché una 8 piedi è veramente lunga. E questo è anche un grande vantaggio per chi viaggia spesso in aereo, perché un tubo portacanne da 8 piedi è un bel impegno da portare in giro, mentre invece così si riduce veramente l'ingombro di parecchio. È una soluzione veramente comoda e intelligente. Ci terrei inoltre a presentare anche queste due canne della serie Kalida, che sono 7,3 di lunghezza per 5 once di potenza. Sono assolutamente adatte ad insidiare il luccio con le moderne tecniche. Sono proposte in una versione monopezzo per gli amanti di questa tipologia di canna e in due pezzi, che pur mantenendo una buona azione unisce il vantaggio della trasportabilità. Infatti questa qui entra tranquillamente nel bagagliaio di un'auto. Sono canne leggere, potenti, sensibili e più economiche della serie Huge, pur mantenendo finiture di pregio come gli anelli Sea Guide, e quindi mi sento di consigliarvele caldamente per le moderne tecniche di pesca al luccio. È un piccolo pesce, l'abbiamo preso durante uno spostamento, abbiamo buttato giù le canne in traina giusto per ottimizzare la giornata di pesca e ha abboccato questo piccoletto, sempre su uno huge shad da 20 cm color trota, ancora lui, e niente, lo rilasciamo e continuiamo la pesca. Vi faccio vedere l'esca, eccola qua, sempre lui, il mattatore di giornata. Nella moderna pesca al luccio stanno assumendo sempre più importanza i trailer da aggiungere all'esche per creare più volume e più vibrazioni. A questo proposito abbiamo studiato una gamma di trailer, ma non solo trailer, perché questi possono essere usati anche singoli. Comunque sono ottimi trailer, il Turbo Grub, sono dei grub da 14 cm, molto mobili e studiati in una gamma di colorazioni che tende a coprire tutto lo spettro di visibilità per la pesca. Abbiamo qui un bel June Bug, cioè un colore scuro, un bel arancio fluorescente, che è un classico nella pesca al luccio, un altrettanto classico Chartreuse, è un colore altamente visibile in ogni circostanza di luce, e il classico dei classici, il bianco, colore naturale per eccellenza che non può mai mancare nell'armamentario di un pescatore di luci. Dalla coda singola del Turbo Grub si passa al Big Double, due code, doppia emissione di vibrazioni, quindi taglia più importante, maggior volume, appendici mobili, doppia coda, e questi sono anche questi proposti in tutta la gamma di colorazioni adatta ad insidiare il luccio, e quindi un bel rosso nero, un bel Chartreuse orange, il Fire Tiger, che non può mai mancare, il colore naturale per eccellenza, ovvero la trota, e anche qua solita chicca, un bel colore scuro, un nero viola, per adatto alla pesca a grandi profondità e ad acque particolarmente scure. Questi tre aileroni possono essere innescati sia per dare volume a degli spinner come il Quake. Si prende un grab del Turbo Grub del colore che più ci aggrada, qui lo abbiniamo al colore dello spinner. Lo si fa scorrere su un amo trailer fino al completo inserimento, poi inseriamo l'amo trailer nell'amo dello spinner. Ed ecco qua un'esca che ha una maggiore emissione di vibrazioni e un bel volume. Oltre a questo innesco, questi trailer possono essere innescati su delle jig head e quindi
ora non sto a innescarlo, ve lo faccio vedere così molto semplicemente. Avremo una jig head con il turbo groove oppure con il big double per una maggiore emissione di vibrazioni. Eccolo, eccolo, eccolo! Se questo è un Lucio è 20 di. Questa è una harpa per la schiena. Molto veloce, però oggi è per la coda piena. Anche questo Amur non ha resistito al Yuji Shai. Color trota. Beh, diciamo che abbiamo testato la canna. Chi lo tiene un pesce così? Sicuramente è un pesce eccezionale. Non è quello che siamo venuti a cercare, ma insomma. In questa pescata stiamo utilizzando il Quake della Heracles. Un'esca nata da una mia idea di rovesciare uno spinner bite. Di solito lo spinner bite ha l'asta sopra, quest'esca rovescia l'asta dove ha una pala sotto. In più abbiamo aggiunto una pala sull'asse e questo è il Quake. Questi ci sono in vari colori. Fire Tiger, colore più naturale bianco, un nero orange, ci sono vari colori. Io amo aggiungere un turbo groove, un groove della Heracles, mettendolo per trailer, così da avere più chance di catture anche sulle mangiate più corte. La caratteristica di questo artificiale è di farlo lavorare lento sul fondo, così da far sbattere il braccetto sotto e il peso sotto sul fondo e sugli ostacoli, così da far scatenare l'attacco predatorio del Lucio, mentre l'amo rimane sempre in posizione. Stavo lanciando un Garuda, che è un'esca di 35 cm, lungo un drop-off molto marcato. Ormai erano gli ultimi centimetri di recupero. Questo Lucio è venuto su dal fondale, mi ha mangiato sotto barca, mi ha preso subito un sacco di metri di filo e stava emozionante. Poi ha cercato di saltare per slamarsi, insomma, una cattura sudata. Ora vediamo un po', lo slamiamo.
103 cm. Un bellissimo pesce, poi con una schiena veramente imponente. Lo rilasciamo. Questa è stata l'esca. 35 cm, quindi veramente una big bite. Un bel fire tiger, colore sgargiante, visibile e che non fallisce mai. Questo è Garuda, un artificiale in gomma di generose dimensioni. Corpo a pesce, coda a grub, 35 cm, 160 grammi di peso. Come spesso accade, appena entrato nel guadino si è subito slamato. L'esca è sempre la solita, ormai per oggi è una certezza. Il pesce è veramente bello. Veramente un bel pesce. Oh, c'ho un pesce. Pesce, 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 vado a un partito di traverso. Infatti ora si sta. Ma devi come va a mangiare. Aspetta se lo porto di qua. Sì, sì. Un pescetto, dai. Comunque. Allora, è un pesce allamato esternamente, quindi è anche pericoloso da maneggiare. Lo slamiamo direttamente in acqua. Visto che era anche un piccoletto, è un peccato anche issarlo in barca e maneggiarlo inutilmente. Eccolo, ce l'ho. Era mangiato, questo l'aveva mangiato Franco, è proprio alà. Claudio, proviamo a fare quest'anza. Sì, dai, c'è un bel drop off, probabilmente qualche luccio sarà in zona. Per l'occasione metto un Garuda. Proverò a pescare in quest'anza con questo Garuda colorazione trota. Bene, dai, visto che la trota per ora ha reso, proviamo un altro artificiale, sempre della stessa colorazione. Nemmeno entrati nell'ansa e il Garuda colorazione trota
ha fatto questo lucetto. Ho dovuto spaccare l'ancorina perché era allamato in una maniera un po' particolare per non compromettere l'abitabilità del pesce. Ho dovuto tranciare. Lo rilasciamo.